Buongiorno, buon weekend e bentornati dal vostro Dictator Lawrence su Rome 2 Total War con la New World e oggi andremo avanti nella nostra serie start impossibili e proveremo una di quelle fazioni nuove che proprio questa mod va ad aggiungere e una fazione che so che a voi piace perché perché c'è il puinsecto! Oh, andremo a giocare Troia, mio signore, guardala. Ha ah, i Tit Legacy più 3 Anatolian Cultural Influence in tutte le province e circondati da culture straniere e questo però ci dà un bonus del meno 80% public order penalties dalla presenza per l'appunto di codeste sandalate culture che ci circondano e non solo perché in realtà avremo anche diverse fazioni elleniche le peculiarità di fazione sono i difensori della città sacra più uno ha la capacità di reclutamento delle nostre truppe e Troy shall not fall not again <ride> il not again è eloquente più 15% di morale per le unità durante gli assedi in battaglie difensive giocheremo in very hard lo starting and Settato come sempre al 272. Partiamo. Buongiorno Vuk Beretic, Domenico Bianco, Marcus Gianluca Canuzzi, il mio adorato Samutura. Ciao, bello, tutto bene. Mi spiace che hai la febbre, ma adesso cercheremo di eh, migliorare il tuo weekend al Milanissimo. Emanuele Sudati, che peraltro mi ha anche aggiornato sui costi dei biglietti delle partite di Champions, e me stava a piglian colpo. Dopo magari ne parliamo durante la live. Guglielmo Fazio, buongiorno. Hai scaricato la mod, ma non ti appaiono le scritte perché devi settare la lingua italiana. Dal, da Steam, tasto destro in libreria su Rome 2 vai nelle proprietà uh, language e metti l'italiano, ti scaricherà un pacchetto che peserà più o meno un giga uh, trasformerà il gioco dall'italiano all'inglese e vedrai che dopo tutti i tuoi script saranno visibili allora chiedo gentilmente un feedback audio video per cercare di capire se tutto quanto è a posto prima di iniziare questa nuova grande avventura, una troia che eh, non fraintendetemi, che <ride> detta così suona veramente male. Che mi incuriosisce parecchio, non l'ho provato, ho dato solo un'occhiata al roster perché non volevo precludermi la sorpresa in questa live esplorativa che come già detto entrerà a far parte nella collana degli Start Impossibili e che prossimamente eh, verrà... Mh, Diciamo valutata in base ai feedback che ci avete lasciato, like, commenti, vi piace, non vi piace, e con tutte le altre, eh, diciamo, mh, tutti gli altri primi episodi, gli episodi zero delle varie campagne portate, potrebbe trasformarsi nella successiva serie. Grazie, grazie, Marcus. Ciao, Marco, buongiorno. È arrivato anche il mio amico Castoro Volante. Allora, Troia. Noi partiamo esattamente qui, dove Troia dovrebbe essere. Hanno spostato Pergamo, il Merdamon, per questa cosa. Infatti, vedete che Pergamo adesso sta praticamente dove nel vanilla si colloca Efeso. Se non erro. Nicomedeia è sempre in mano ai Betini. E qua di fianco abbiamo i Sardi, che non sono i Sardi, quelli. No, non sono loro. Questi sono altri tipi di sardi. Allora, eh, vediamo un po'. Noi partiamo con 3.000. 1.857 è il nostro income. Che cosa abbiamo? Allora, temete, temeteni. A te, temeteni è il nuovo è il re. E Kia invece è nostra moglie. Ma quanto cazzo è figo lui. 24 anni, anche un giovane itante sposato con lei che è una politician, wealthy husband. Più 10 wealth from all sources. Attenzione, e questa è ricca sfondata, mio signore. E questo a noi piace. Tra l'altro, l'unica famiglia rivale è la casata dei Talacca. Quindi... Mh, molto bene. A proposito, cosa, cosa, che, che, che tipo di governo abbiamo? Noi siamo un regno. Siamo un regno, mio signore, discendenti di Ettore. Uh, è il Prince. È lui il Prince. Ciao Imperial Rider e il Sarpedonte. Sì, questo qui è il Sarpedonte, mio signore. Guarda, che cazzo ci fa il Sarpedonte nelle mie terre. Bah, get wrecked. Allora, vediamo, possiamo subito investire nella nostra città madre, che però ci toglierebbe uno di cibo. Allora, visto e considerato che noi comunque dovremmo espanderci, vorrei vedere un attimino come sono le nostre relazioni. Negative sia con Bitinia e il Merdamon, positive invece con la Lidia. Noi ragazzi: eh... allora la Bitinia è alleata del Ponto. Noi al momento non abbiamo alleati così come Pergamo e la Lidia. La Frigia. Satrapia dei Seleucidi parte in guerra con i Chidri. Tilis invece è già in guerra con la Macedonia. E questo dovrebbe tenerla occupata per un po'. Or dunque, io andrei ad investire, tanto ci vogliono 5 turni. Andi no, 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 non la Satrap City però. Io andrei a prendermi la Royal City, perché il Prince è reale, di sangue blu. E' blu. Oh, sì, 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 Come sta? Ciao anche a Caruso Gigi Box. Buongiorno. Provate a scrivermi pallocchio, pallocchio. Ciao, carissimo. Allora, noi cosa possiamo reclutare? Noi abbiamo tre arcieri troiani, un Trojan Defenders, che se non erro... Dall'iconcina dovrebbe essere un bicchiere leggero. Poi abbiamo i man of the Watch, che sono quelli della barriera. I, come si chiamano? Dai, uh, i Guardiani della Notte. E poi abbiamo i Trojan Javeman. Beh, i giavellottisti a me piacciono. Io ne prenderei uno. Dobbiamo ricercare le tecnologie, vediamo un po' Organized Supply ci dà la possibilità di reclutare nuove unità perché ci permette la costruzione delle cavalry stables, quindi delle nostre scuderie e degli accampamenti della fanteria. Quindi andiamo a prenderci questo, visto e considerato che al momento abbiamo delle cioffeche allucinanti. Uh. Sapete ragazzi che come mercenari di fazione noi possiamo reclutare gli elefanti? E anche la cappadocia. Oh, molto interessante. Ah, gli elefanti del piacere, abbiamo anche i carretti. Cioè, i carretti in realtà non ce li abbiamo neanche ancora, dovremo sbloccarli con il tempo, ma eh, potrebbe regalarci una, una varietà nel gameplay assolutamente interessante. Pray to the gods of the dead. Allora, la Bitinia ci ha dichiarato guerra. Ne prendiamo atto. Questo significa una cosa sola, che noi dobbiamo cercare di metterci al sicuro nei confronti di Sardi e di Pergamo, perché probabilmente la Bitinia tirerà dentro contro di noi anche quell'aido di Mitridate. Allora andiamo a parlare col Mertamon. Sì, te li do 200, basta che mi dai il non aggression, il trade agreement non me lo vuoi dare. Uh, proviamo a parlare anche con la Lidia. Perfetto. Allora, siamo andati in non aggression con loro due. E ci concentreremo contro la Bitinia. Allora, a sto punto, allora Bitinia che ha un roster particolare e anche estremamente rognoso da affrontare. Questi cosa sono? Anatolian Spearman. Hanno anche due salve di giavellotti, questi tizi qua. Allora, io direi prendiamoci quattro. No, possiamo prenderne solo tre. E mi prendo anche un altro pel tasto. E si ritorna. Ciao Petrenko. E si ritorna a spammare elefanti, ragazzi. E quindi con Troia solo elefanti non Beh, vabbè le lampadine quelle vanno sempre bene perché è la lucentezza però non cammelli i cammelli non ce li abbiamo quindi ciao Gennaro come stai tutto bene questo sarpedonte qua sotto di Pergamo ci ha dato il non aggression noi in teoria con il nostro bonus dovremmo poter reclutare uh, Abbastanza velocemente Il problema però è un altro Allora io andrei in tre turni A farmi le infantry tents Che però mi tolgono uno di cibo Che però mi troia Mi troiano <ride> Mi tolgono del cibo Troian cavalry Trojan chariots uh, Bella domanda Bella domanda, a sto punto forse le stable ci farebbero più comodo, però ci tolgono uno di cibo e questo per noi è terrificante. Questo per noi è terrificante. Allora noi iniziamo a prenderci direi tre picche, un altro di questi. E come tecnologia a sto punto? Morale per le land units più 1 wealth. No, sai che vado a prendermi il più 5 del morale per le unità di terra. Eh, vabbè, il pa pallocchio ragazzi ha fatto il circo Orfei, ragazzi. <ride> <Please>! Ciao Enrico. <ride> Evochiamo il Silvio, dai ragazzi, facciamo un facciamo rito celtico per Silvio. Mano destra in alto, fatelo perché vi vedo se non lo fate. Mano sinistra in alto, non guardate le vostre mani, toccatevi con la punta delle dita gli indici toccatevi gli indici sopra la testa senza guardare se la cosa è riuscita tra poco arriverà il silvio il rito celtico non può fallire qua iniziano a spammare anche il vino ah, ah no non è, è il richiamo quello è il richiamo del silvio il vino e noi direi che potremmo anche iniziare a muoverci sappiamo che cosa hanno reclutato questi laidi No Food Stolen from Local Province, dobbiamo fare l'investimento della spia perché questa ci servirà. Questa qui ci servirà assolutamente. Noi non abbiamo cavalleria, eh. La cappadocia ci costa 478, mio signore. La Cappadocia è forte, ma costa un sacco. Niente. Allora, visto che dobbiamo andare ad assediare, a sto punto prenderei uno di questi. Ecco, torniamo a fare attenzione ai cavalli. <ride> Credo che la storia ci abbia già già insegnato un po' di cose in merito. <ride> Certo che c'è sul workshop, Antonio. Certo che c'è. Ci attaccano loro? No, rimangono dietro lì. Ah. Oddio, ha la testa di leone! Ah, è il micio. Molti mici, molto onore. Frigian Infantry. E sti cazzi non ce lo mettiamo dentro. Blocchiamo questa costruzione. Mi servono questi soldi. Mi servono questi soldi. Perché? Perché io voglio andare a prendermi. Delle cavallerie 3, 4, 5 giavellottisti. Eh, sai che sta Frigian Infantry? Però io non la conosco, non so com'è. Andiamo a combattere. Tra l'altro, ci dà anche battaglia del ponte. Il che in realtà a noi potrebbe anche convenire se riuscissimo a triggerare i bitini. Perché noi tiro dalla distanza ne abbiamo. Loro no. Loro hanno soltanto il giavellotto. Che è un'unità da tiro nella, nel, nel. nel combattimento a media distanza. Allora vediamo un po'. Uff. Uff, 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 uff. Allora, io direi andiamo di qua. Io inizierei a prendere... Questi sono... Sì, sono picchieri, fatemeli vedere. E eh, hanno reskinnato tutti gli scudi comunque, eh e hanno messo delle muscolate arcaiche che ci possono anche stare per i troiani che ci possono anche stare, poi opterei per tre di questi Ok. Poi ci mettiamo questi qui di qui. Allora, voi sarete il contingente 1 che mi deve stare lì. Dall'altra parte Mettiamo la picca, due giavellottisti. Poi facciamo il Tureos. Io lo chiamerò Tureos, eh, perché comunque mi sembra un Tureos. Uh, hai il cavalry counter tactics. Wow! Oh, bello be bella questa cosa. È ottimo col cavalry counter tactics, eh. E sfruttiamo anche questi come giavellottisti da questo lato. elefantino. Qua come sono messi a tiro? Skirmisher ne hanno due. Lo teniamo di qua. Mm, fiero. Guardate come cazzo è appollaiato lì. Il Rider. <ride> Immagina, non so, se ordini su Delivero e quelli di Delivero ti consegnano la pizza con. Il, con l'elefante deve essere interessantissimo allora un arcerello del piacere lo teniamo di qui voi due per ora state in mezzo E dovrò mantenermi abbastanza, abbastanza indietro, eh. Noi dobbiamo riuscire ad andare dall'altra parte con le cavallerie.

Mercenary Cappadocian cavalry. Missiles ready. Mercenary Cappadocian cavalry. via. Mercenari Magrotti. Lì intanto li abbiamo fatti spostare. Fire, eh. come on. Pike men ready. One Dobbiamo far fuori questi qua innanzitutto. Ok. Mercenary Cappadocian Cavalry. At your service. Ready and waiting. Archers! Mercenary Cappadocian Cavalry. Perfecto. Missile infantry. One of our units has used all its ammunition. General Kenobi Vai generale Quick generale Slingers Slingers Advanced speed ser marker ok brame la posizione.

Gli abbiamo, gli abbiamo the men are wavering, but Magrotti, it's uh, in the first line. we want to charge. He want to become a legend of Troy. One of our units has used all its ammunition. We hear scream. At your The battle turning in Ah, sì, dici? 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 War Basta tirare voi. Che belle le texture, però. Mi piacciono molto i troiani. Guardate anche l'elmo, che bello che è, le fan. Bah, li abbiamo sterminati. Good. Oh, yes. Esatto, mai sfidare Troia. Ciao, Tony. Ciao, Giovanni. E il Mario Tesoro. Cicilo. The man of wavering. Cavalleria di Genova? Ma Caruso lo lanciamo con la catapulta in mezzo al nemico. Fortissima, comunque, la cavalleria troiana del generale, eh. Veramente, veramente forte. Did you see my legion? No, I don't, Jafar. Avete sentito il grido di guerra del Dictator? Il grido dell'elefante con la supposta mi sa, quello lì. E adesso però dobbiamo scremare eh, perché non ce lo possiamo permettere questo esercito. Vediamo visto che comunque abbiamo subito pochissime perdite magari, magari riusciamo ad arrivare alla capitale Bitina. Quello sarebbe il top, tipo Valkyria. <ride> Sul workshop si chiama New World. Sterminati. No, li libero. Sono un signore generoso. Mi spiace per loro, ma sono condannati. Perché in un, per un turno io posso mantenerlo, questo esercito. Per un turno io l'esercito lo posso mantenere. Andiamo a prenderci lo stratega stratosferico. Se vieni qui, riesci a prendertelo. Sì. Ma, ma rubi o no? Ma non ruba un cazzo, mio signore. Adesso ti faccio derubare il cibo dalla spia. Ah, così si ragiona. 2100... Siamo proprio al limite, eh? No, vedi, non possiamo. Allora fai una cosa, torna nella tua... Nella tua terra. Cosa ha dentro, Nicomedeia? Bitinian Infantry Anatolian Spearman. Passiamo il turno. him. certo che eh, ci sono i sanniti se ci sono li porterò perché in start leggendari voglio andare ad esplorare tutti gli start delle fazioni nuove che aggiunge la mot la mot oh yes yeah, Cream. i lugi ah sono entrati in città schifosi questo non va bene per noi perché noi non possiamo permettercelo Eh, sto giro hanno gli arcieri però loro. Sto giro loro hanno gli arcieri. E non possiamo palesemente permetterci questi mercenari. Questo è un grosso problema per noi. Perché ci costringe ad attaccarli adesso. Con una sola scala brutta storia bro bruttissima storia questa è, è veramente difficile come battaglia sono sul grazie gianluca sì così esploriamo anche come si comporta la mod sui dlc They must be punished for the glory, for the castoro. Uh, bella questa. Ah, bellissima. Uh, guarda qua, qua questo qui è un posto ideale per metterci i nostri arcieri. Noi potremmo attaccarli dal mare oppure anche da qua volendo. Allora qui hanno una torre sola, qua ne hanno due. Sì, io opterei per quello. Controlliamo che le picche non siano sopra le le cose qua.

In teoria da qua dovremmo avere un bel tiro su di loro. Assaltiamo intanto. Fire!

Allora il tiro da distanza si deve concentrare su questo. Chevelin men! Follow me, commander! Salire, schiavi, figli di Troia. Si può, si può dire figli di Troia, no? Eh? Però è fedele. Sons of Troy. In inglese suona meglio. Sì, ma per favore un pochino più di. Un pochino più di, 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 di quella roba. Eh. Cioè. Tu perché non ce la fai? Se ti metto qua... Mettiti qua, dai, qua sotto ci dovresti arrivare, sei verde. Tu, torna qua. Incendiate la porta. Ok, che il tiro se lo prendano i Turios Non devono prenderselo le picche Me l'avete incendiata la porta? Ok Dentro No, non è ancora incendiata la porta. Qui da dove scendono? Ma non possono scendere da qua. Da qui non possono scendere. Importante è che gli abbiamo tolto l'utilizzo della... del tiroli. Allora, vediamo un po' i giavellottisti. Portiamo qua i giavellottisti. Questi salgono di là. at your command. Tira qua tu. Vieni qui e tirami lì. sta porta di merda ce la fa a venire giù o no voi tutti a tirare su sta porta con le vostre fiaccoline dobbiamo buttarla giù in fretta <susurra> Salite voi. Ok, la porta in fiamme. Mi devono salire i giavellottisti. Tu vai dentro qua, anche te. Correre, tu, tu tiri. Tira qua, ce la fai a tirare lì. Ma come fai a non ti.? Eh, non ha. Non ha la line of sight. Forse si sì ce l'ha. Eh no, che non ce l'ha. Non cade abbastanza il tiro. Tirare, già vellottate, già vellottate, già vellottate, su. The men are wavering. È normale che wow erano questi.

Questo è un display shameful. Aspetta, che adesso vengo dentro con l'elefantongi qua. L'elefante che mette tutti d'accordo. Entrate? Dai? Vieni dentro? Su, fatelo passare per favore? Guardalo lì? Togliamo i segnalini? Vieni dentro? Ma ce la fa? Mi devi venire nel corpo a corpo, mi devi venire. Mi devi venire nel corpo a corpo, elefante. E non entra. È stupido, mio signore. Dai. Ma ce la fai? Fatemi passare l'elefante. Madonna se sei stupido Porca troia non entra l'elefante Ma dai Non entra Ma è un bug questo Sì, dai, che entra. Dai! Ma dai, ma però così no! Così no! Così no! Non può non entrarmi l'elefante! Perdo la battaglia! Ma non entra! Vabbè, ma che bug di merda, però, questo è. Eh? Che cazzo! È eh, che cazzo! Ma dai! Ma dai! Ma vai dentro! Non entra, non entra! È stupido! Vieni di qua! Vieni di qua! Eh, a mo momento... Eh, no, vai via, vai via, vai via, vai via. Perché sennò me lo bersagliano se poi mi va in... In Berserk, lì in mezzo è un disastro. Ma porca puttana. Ma dai, però. Eh, C'è poco da fare, non, non posso vincerla. Io contavo tutto sull'elefante. Portami vicino il Prince. Sentite voi tre che siete inutili come non so che cosa. Venite di qua, devo farvi incendiare l'altra porta, se sennò... no... Eh sì, figuriamoci. Ma fa ridere sta cosa, ragazzi. Sta cosa fa veramente ridere. Dimmi te se l'elefante non può entrare Cioè Eh questi non sono adatti Al combattimento sulle mura Porca puttana però eh. Dai correre Ma tu dimmi se gli elefanti non entrano Ma dimmi se gli elefanti non entrano eh, se tolgo la fanteria è un disastro, sono picche, non posso toglierle. Se gli danno la schiena mi vanno in rotta tutte. Fa ridere, eh. Fa ridere. Dai, correte voi, schiavi, schiavi di merda. merda. One of our units has used all Questi sono confident. Il problema è che c'è dentro una lancia. Scubettate voi. Dai, incendiatemela per favore, incendiatemi sta porta, veloci. 32, 33, 36. Dai, si deve incendiare. All men the field of battle. This is a shameful display. Figurati, le picche così in assalto sono una cosa terribile. All men flie the field of battle. This is a shameful display. Dai, però. Pazzesco. Pazzesca sta, cosa, pazzesca sta cosa. È pazzesca sta cosa. È pazzesca sta cosa. Sta cosa è veramente imbarazzante. Eh, lo so. Ma tanto è incendiato. Tanto è incendiato. E niente, non ce la fanno! Madonna, 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 madonna! Imbarazzante, è imbarazzante sta cosa degli elefanti, veramente! Perdere una partita perché gli elefanti sono buggati! Perdere una partita perché gli elefanti sono buggati! Fa ridere sta cosa, fa veramente ridere! Vai dentro! Torna fuori. Date dentro. Non entrano. Ma non entrano! Ma non entrano! <ride> non entrano gli elefanti in città! Vai per amor di dio! Vai, 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 vai! Ste cazzo di picche di merda, levati dalle palle! Vai dentro! Vai, sono entrati gli elefanti! Eh, ma ormai è tardi! Va, 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 va! Al rallentatore! Al rallentatore Eh ma mo mi buttano dentro le Ecco andate in... Sei imbizzarrita Fuori 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 Lasciali dentro questi imbizzarriti Che magari eh, ma li tirano Però schiacciano intanto eh Schiacciate, E eh, niente, non si può vincere. sta. Gli elefanti sono buggati in culo. Cioè... Sono buggati in culo, perdo, perdo la battaglia, perdo la battaglia per colpa di quel bug. Tu dimmi se è normale. Porca di... Madonna! Che nervoso! Che nervoso! Imbarazzante, veramente, imbarazzante. Sì, ho capito. Non, non, non è mai esistita sta cosa. Cioè, non, non è mai funzionato così. ROM 2. In 8000 ore, una cosa del genere non l'ho mai vista. Mai vista una roba del genere. Questa cosa qui la devono fixare. Perché, se mi tieni un playstyle base vanilla, lasciamelo vanilla. Oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio. Niente, tutto da rifare. Che palle. Sta cosa mi triggera tantissimo, guarda. Questa cosa mi triggera in un modo che non potete capire. Cioè, questi avevano dentro tutte spade e unità leggere, entravo con l'elefante e facevo 1500 kill. Solo di elefante. Per chi non mi crede, l'invito a andare nella campagna di Mitridate a vedere cosa feci col carretto giusto per 2000 e passa kill con un'unità basta credo che non userò più gli elefanti negli assedi perché tanto sono completamente inutili pazzesco queste cose mi urtano terribilmente Tu fuori dai coglioni, via. Eh, il problema adesso è un altro. Il problema adesso è un altro. Che devo rireclutare tutto. Tu dimmi. Tu dimmi. Guarda Ares. Giamma sei terribile Dì <ride> che abbiamo trovato la campagna da continuare Sì sì Fammi sbloccare un paio di dita giuste VAI VIA TI ODIO E non posso fare nulla io contro questi Deve morire C'è poco da fare Niente muori La nostra regina rimane vedova subito Instant No, non lo compro il microfono ad orecchio, anche perché quel microfono lì, che è concepito per tutt'altra roba, non per essere leccato come fa Amurant su tu, sulla piattaforma viola, eh, costa 1900 dollari. Ed è fatto per catturare il suono, i suoni ambientali, così come li percepirebbe un orecchio umano. Non per essere leccato in live. I rifugiati. Prendiamoci anche i rifugiati, va. Va, un bagno. Aduman, preparati perché è il tuo momento. Minchia, questo c'ha il leone. Il carretto del piacere. Però il generale su carro io non lo prendo. Il generale su carro non lo prendo. Allora, 3000, adesso sai cosa faccio? Sbloccami già questo. Ciao Diego. Ciao Emanuele. Buono studio. Che nervoso che mi ha fatto venire l'elefante buggato. Non potete capire. Ma ci farò un video su quella cosa lì, eh, lo, lo faccio, ce l'ho già in mente e ho già in mente anche come farlo. Persone strane che utilizzano la tecnologia in modo discutibile. Cos'è? Vabbè, meno 10 dall'industria, non abbiamo industria, noi, noi non ci interessa. Allora a sto punto. Costano troppo. Allora, due, due slinger di Rodi: la differenza la fanno, quindi li prendo. Che finché non posso reclutarli. Questo mi sconta il mantenimento dei chariot. No, vado sull'end Land Management adesso. Ciao Eric. Sì Eric, devi mettere il gioco in inglese. Sai come si fa? Guarda che questi Nicomedia veramente gli do fuoco. Mi hanno fatto incazzare in un modo... Royal Rumble che inizia... Allora, è programmata venerdì, ma adesso devo vedere perché venerdì abbiamo anche la gara del Nurburgring per la nostra divisione del Sim Racing per le Sports. Quindi bisognerà vedere. De devo parlare un po' con, con i vari organizzatori. È morta Chia, non era nostra moglie. È morta di crepacuore nostra moglie. Vabbè. È morta di crepacuore pure la moglie. Quattro. Due di questi. E due di questi. Sumansika? No, è Susumanika. Suki Suki. Allora, dalla libreria di Steam... Aspetta che te lo faccio vedere. Aspetta che ti faccio vedere un attimo. Allora, cattura schermo. Vai su Steam, la libreria, tasto destro sul gioco in questione, proprietà. Uh, qui vai su lingua e metti la lingua inglese. Ti scaricherà un pacchetto aggiuntivo del peso più o meno di un giga che andrà a sovrascriversi e poi dopo dovresti poter leggere tutto quanto più uno food stolen bene fregagli più cibo a sti bastardi che devono morire male ciao Andrea Lusso ti sei perso il trigger del dick contro... Prego, ci mancherebbe. Ti sei perso il trigger del dick per colpa degli elefanti buggati che non entravano in città e mi ha fatto perdere una battaglia, guarda. T hanno infuocato il carretto del generale e poi li hanno molestati. Usiamo le H per favore, però. Sì, esatto, esatto, esatto. Grazie, Antonio, per la precisazione. Che fastidio l'elefante buggato! Guarda, non puoi capire. Ah, adesso abbiamo anche noi de delle, delle spade. Minchia se costano ste spade però. Minchia se costano ste spade. Cioè noi ci stiamo mantenendo di cibo raidando Nicomedia. Perché palesemente non ce le possiamo permettere le caserme. Dica il momento sigaretta, in che senso? Qua è il momento fomento, qua de devo, devo trombarli male. Quelli mi tirano su due eserciti adesso. Quelle spade mi servono. Iniziano ad essere tanti loro. Iniziano ad essere tanti. Ne dovremo fare un miracolo. Sì, full stack di elefanti così non entrano in città. Ci attaccano loro sul, sul guado. Sul guado. Eeeh! Vabbè, con tre balliste! Non ci voglio credere! La battaglia del guado con le balliste no, però! Oh mio dio! Porca troia, ti inculo. Minchia, ci massacrano con le balliste. Probabilmente non possiamo combatterla sul guado, dobbiamo tirarci indietro perché, se no, siamo a tiro delle loro balliste. Tre, come fanno a reclutare tre balliste? Ma... Minchia, tre balliste. Ready. command. General! Allora Anatol

kind of tree at troops are Double time. Dobbiamo vincere di qua. vincere di qua per forza. Basta sprecare. Basta sprecare tiro. Dentro voi. balliste tu bru è il momento vai a prendere le balliste Sto cazzo, devi correre, pezzo di merda. Devi correre, Fast as fuck, boy. Porca troia, se ci stanno salassando a ballistate. Madonna, ce ne hanno già ammazzati 20. Vai, 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 vai. Voi non, non bloccatevi. Questo è il momento più critico. Questo è il momento più critico. Sì, lo so.

One of our units has used all its ammunition. General church. Charge. Charge. Royal Guard. Full glory. Die. Minchia giavellottisti. Porca troia, i giavellottisti dobbiamo andare via. Madonna. Madonna. Minchia questi pure... Con Madonna! Tirate giù queste cazzo di balliste Come per mezzo amor mezzo. del Signore, per amor del Signore. Eh, questi vabbè erano condannati. Quello ha mollato. Quello ha mollato il coso. Forse riusciamo a tirargli una carichetta. Qua cosa fate? Capre. Capre. Aspettiamo 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 Dammi il corpo degli slinger Siete carichi, aspettate. Adesso venite avanti e iniziate a tirare come se non ci fosse un domani. Sì, giochi che ti rilassano, Robby. <ride> Bravissimo, adesso mandami dentro anche lui. Posso di elmo mio signore bastardi bastardi pagherete spears ready, spears ready. britney britney spears Attaccate queste baliste per favore, massacrateli, sti bastardi. Ok, madonna che volo che ha fatto quello. Via, 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 via. Perfetto. Adesso divertiti, voi e voi due. Basta tirare. Generale, vai. Stura tutto Dentro Non tirare i giavellotti però Ah. The enemy is ecco dead. Mamma mia guarda Ti cavo gli occhi con un cucchiaio arroventato Tutti li dovete massacrare questi Tutti Guarda guarda guardalo 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 Guarda questi schifosi che pensano di cavarsela Our hidden units have been discovered. Tu torna... Tu torna a casa e avvisa che cosa facciamo a chi ci sfida. Forse. Ok. Oh, ho cambiato idea. Ah! Ma pensa a te questi con tre balliste... Cioè... Mamma mia ah. Ciao Nico Esatto Marcus Esatto Te lo stanno spiegando loro Se poi dopo non riesci Vai a ripescarti in questa live Tipo, boh, un quarto d'ora fa, quindi dopo 45 minuti di live, ho fatto proprio vedere la cosa. Mamma mia, che, che roba. Io, io non smetto la live finché non prendo quella cazzo di città. È più forte di me. Su con i like, ragazzi, perché se no, signore lucente, si dà fuoco: per brillare ancora di più. E qua stiamo facendo i miracoli ciao pietro para para mamma mia adesso dobbiamo vedere se ci conviene fare il merge unit o no Beh, è uno stacco e io potrei rivelarvi a prendermi 900 denari. Che sicuramente ci fanno comodo. Madonna, avete così poca fiducia. Intanto li sto facendo crepare di fame a furia di Raidarli. Srender in the water! più 10 research rate più 4 public order per turno. Yes. No, missile damage. Noi siamo arrivati a 3 di questi. Noi possiamo iniziare ad avvicinarci un attimo. e possiamo andare a prenderci a sto punto questi quanto ci chiedono 6 turni troppo no ho sbagliato scusate questi mi sono costicchiati, quindi li teniamo lì, mi prendo una picca un'altra spada. Nel prossimo turno andiamo a non posso dirlo. Sarà vendetta. Terribile vendetta. È il Diego Sclano. È la battaglia del Piave. E' la battaglia del piave ci hanno ammazzato. Adesso ditemi se non devo bestemmiare in Aramaico, adesso ditemelo. Ditemi se non devo bestemmiare in aramaico Porca puttana Questi in un turno hanno tirato fuori un esercito questi in un turno niente, ritiriamoci. Ritorna, ritorna verso Troia. Noi perdiamo un sacco di soldi. Noi perdiamo un sacco di soldi. Welcome, worthy guest. I Be welcome. Ah. Madonna se ci inculano qua la grande. Io non posso permettermi questo esercito. avremo 500 da qui 600 iniziamo le tasse si sì, infatti vado su pergamo Più che altro voglio capire se la Lidia è venuta lì perché vuole attaccare Nico Medeia o cosa. Bestia se aggressiva li ha. Oh. Bestia se aggressiva li ha. Allora c'hai proprio la mamma... C'hai proprio la mamma puttana? Eh, campo aperto senza, senza cavalleria però è tosta, eh. Con tre balliste, cioè, raga, vi rendete conto? Però ci hanno attaccato loro. Eh, io dovrò forzatamente combattere al bordo mappa. Per cercare di distaccare il più possibile le balliste dall'avanguardia loro. Form for and ready. We await your Cosa è successo? No, è crashato Rom. Vabbè, raga, non ci voglio credere. È crashato. Aspetta che, che riavvio, forse dovremmo avere il salvataggio automatico in teoria. Si sono offesi. Si sono offesi. Ah, Dio, 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 Dio. Terribile! Cioè, veramente è terribile lo start con Troia. No, perché poi dopo dicono, eh Dick, l'hai fatto crashare te perché eri in difficoltà. Ngh niente. Non faccio queste cose, raga. Porca Troia, no. No! Non c'ha il save! Perché l'autosave me lo prende della campagna di Roma. Ah, e questo cambia tutto. Dai, ma no, non ce l'ha. E eh no. Non ha preso Non ci voglio credere. Non ha fatto l'autosave. Oddio, ah, questo è un grosso problema. Nel senso che abbiamo perso la, la campagna. Vabbè, cioè, nel senso era iniziata nel peggiore dei modi. Quindi, in realtà non è che mi dispiace di tanto. Però, eh, vabbè, teniamo comunque buono questo video iniziale per, eh, per votare Troia, comunque in qualunque caso. Che sarà una, una sfida di quelle epiche. E, e niente ragazzuoli io a sto punto mi fermerei qui magari per recuperare possiamo fare eventualmente o un altro start leggendario stasera alle 21 o se no continuare la nostra campagna nell'Avrato Sparta con Roma scrivetemelo sotto nei commenti mi spiace un sacco mi spiace un sacco perché quella battaglia lì la volevo combattere La Orbis Terrarum ti aveva corrotto il gioco, dici? Io ce l'ho attiva la Orbis Terrarum. Aspetta, fammi vedere. Fammi vedere sta cosa un attimo. Allora, chiudi ROM2. Fammi vedere che cosa avevo attivo. No. Mi sembra di sì, eh. No! El no! Era la Divide Timperano Pio Garrison Negative. No! Non l'avevo tolta. È questa che mi ha fatto crashare tutto. Questa non va usata questa mod. Però avevo anche la Orbis Terrarum attiva. Guarda, io ti ringrazio, Antonio, perché grazie a, grazie a te ho scoperto questa cosa che non sapevo. Allora, non sapevo che la Orbis. Potesse creare conflitti, tolgo la spunta e allora facciamo così: Fa... dopo, allora, nella sezione community del canale, eh, oggi pomeriggio preparerò un sondaggio eh, per vedere che cosa portare questa sera perché mi, mi dispiace io queste cose le voglio, le voglio fare anche perché a me piace giocare a Rome quindi non mi pesa minimamente votate dopo oppure sotto nei commenti qui scrivetemi un po' che cosa vi piacerebbe vedere stasera se vogliamo rimanere in ambito Rome 2 eh, le soluzioni sono il restart con Troia oppure continuare la campagna con Roma nelle, nelle guerre macedoniche oppure provare un nuovo start leggendario Detto questo, io vi ringrazio della compagnia e vi do appuntamento questa sera alle ore 21, qui, su Craioge Italica. Un saluto dal vostro.